Lord Save the Wine è arrivata la primavera, è arrivata a Milano, è arrivata penso anche a Regnano sull'Arno, questa bellissima villa, castello, cos'è Torre Accona? Torre Accona è una villa settecentesca che da qualche anno a questa parte produce anche degli ottimi vini. Siamo sui Colli Fiorentini, su un versante molto vicino a quello che è la zona del Val d'Arno. Da noi primavera vuol dire inizio anche di una stagione importante di apertura, perché nella villa sì, si producono i Chianti in versione annata, in versione riserva, si produce anche un Merlot, ma si aprono le porte ai turisti, perché intorno alla villa sono state ristrutturate varie coloniche che ospitano turisti che provengono da tutto il mondo, e in abbinamento a questo vengono fatte anche organizzate tour e degustazioni, fatto conoscere quel bel territorio che è il territorio dei Colli Fiorentini. Questo è veramente, fra l'altro, una tenuta veramente a un quarto d'ora dal centro, 20 minuti dal centro di Firenze, e vi permette di scoprire cose eccezionali. Ecco, è primavera che vino scopriamo. Io mi sono servito da solo. Hai fatto bene, possiamo scoprire un Sangiovese al 100%, che è quello del Badia Corte, in questo caso annata 2013, per noi è annata molto felice. Ha fatto 24 mesi di invecchiamento in botte grande e poi un anno di affinamento in bottiglia. Proviene da un vigneto specifico che si chiama appunto Badia a Corte, e viene prodotto solo nelle annate migliori, fresco, beverino, ma anche... Però c'è anche una bella struttura, l'importanza è il tannino, cioè si può anche pensare alle grigliate serie, ecco, con questo abbinamento. E ecco, noi stasera facciamo anche un po' di scuola sommelier in mezzo a questi banchi. Volendo andare a trovare un profumo particolare in un tuo vino, cosa scegliamo? Ma seguendo il gusto di un caro amico, io sceglierei il Merlot. Non c'è nessun altro Merlot oggi qui, quindi per forza. Sì, che però è un Merlot che dice son toscano, è un Merlot che viene prodotto da noi in due vigneti prospicenti, in due vigneti vicini, il Badiuzza e il Chiusurli, 100% Merlot. Tra i nostri vini è l'unico che ha un invecchiamento in Tonneau, un Merlot che proviene da un terreno che è alberese, quindi profumi, sì, ma anche... Ma c'è questo profumo quasi d'arancio, non è solo il classico frutta di bosco, caramello... È vero, ci sono gli agrumi. Appunto, gli agrumi, sì. Che a maggior ragione per la primavera potrebbe ancora più... Sì, i fiori d'arancio anche. Fiori, è una stagione. Beh, ci si sposa. Fiori d'arancio per qualcuno. Sì. Bene, grazie mille Chiara, ci hai convinto, la prima primavera un salto lo faremo senz'altro. Venite a trovarci, grazie.